Ben ritrovati nell'angolo di cucina di Michela e dei sapori di Procida di un tempo. Come promesso giovedì scorso nella diretta e poi nei post successivi di questi giorni, avevo promesso appunto che avrei fatto il video della famosa pasta di zucchero. Ve la ricordate? Quella con i cuoricini, con i fiorellini che abbiamo decorato la nostra torta di San Valentino. E allora, adesso, in breve, vi farò vedere questo video e faremo insieme la pasta di zucchero. Che cosa occorre per poterla realizzare tranquillamente? Allora, venite con me e facciamola insieme. Il primo ingrediente che andremo a preparare per realizzare questa pasta di zucchero sono i fogli di gelatina, e sono due, per un quantitativo di 0,5 kg di zucchero al chilo, che dopo, insomma, andrò a versare in questa ciotola. Innanzitutto bagniamo, copriamo di acqua i nostri fogli e nel frattempo facciamolo sciogliere, poi lo stizziamo e andiamo a scioglierlo sul nostro fuoco. Nel frattempo nella ciotola che cosa andiamo a mettere? Andiamo a mettere quindi 0,5 kg di zucchero a velo. Allora, andiamo a sciogliere sul fuoco 2 cucchiai colmi di glucosio. Facciamo sciogliere a fiamma bassa fino a quando appunto diventa proprio liquido e andremo a versarlo nel nostro zucchero a mescoliamo fino a quando si scioglie il tutto. Ed ecco qui che si è sciolto, vedete? Andiamo a versarlo nello zucchero. A questo punto, nello stesso pentolino, stizziamo i nostri fogli di gelatina, versiamoli nel pentolino, aggiungiamo pochissima acqua, proprio un goccino, accendiamo e facciamo sciogliere anche i fogli di gelatina. Come vedete si è sciolta. Spegniamo e andiamo a versare. A questo punto mescoliamo tutto. Andiamo con le mani. Aggiungete un paio di cucchiai di acqua e continuate a lavorare con le mani. Portiamo sul piano di lavoro, sempre con lo zucchero, e lavoriamo come se fosse una pasta frolla. Si deve formare un panetto liscio e omogeneo che poi andremo a far riposare un pochetto in frigo. Ecco qui, questa è la consistenza, vedete? L'impasto è diventato compatto e morbido. Adesso andiamo a conservarlo in frigo almeno per una mezz'oretta. Trascorso il tempo del riposo in frigo, adesso andiamo a prendere una metà di questo panetto. Andiamo a cospargere il nostro piano di lavoro con dello zucchero al velo e prendiamone una metà. Vedete, si è già indurito nel filo. Prendiamo una metà e iniziamo a stenderle con il nostro mattarello. Lo spessore decidetelo voi, e poi dipende sempre voi che cosa dovete, quale formina dovete realizzare. Io qui ho delle formine a fiorellino, a cuoricino, questo è a gelato, questo è un quadrifoglio, insomma fate voi, io vi faccio vedere qualcosina giusto così e via. Poi volevo anche dirvi un'altra cosa, volevo dirvi che potete ovviamente colorare questa pasta con i coloranti alimentari, tipo se questo panetto qui, questa parte di panetto la volete colorare verde, basta stenderlo, mettete un po' di colorante verde, lo lavorate bene bene bene, lo rimettete in frigo che si deve asciugare, poi fate lo stesso procedimento e stendete, ok? Quindi fatto questo, vedete come si stende bene? Andiamo a ritagliare le nostre formine. Il cuoricino. Vedete? E andiamo a disporle sulla teglia, sulla teglietta che ho qui separato con carta forno. E così proseguiamo con tutto il resto delle formine. Se si attacca, aggiungete sempre un po' di zucchero a velo in modo che riuscite a poi a realizzare le vostre formine. Facciamo un altro. Questa è la forma del gelato e mettiamo.
Allora, facciamo questo è il quadrifoglio. Questo è il quadrifoglio e poi lo mettiamo qua. Facciamo quest'altro. Ed eccolo qua. Vedete? E così proseguite fino a che insomma volete fare altre formine, altre cose. Questo panetto adesso lo andate a rimettere insieme all'altro, lo rilavorate, lo chiudete a sfera, lo cospargete nuovamente con dello zucchero a velo. Qui ho già dello zucchero a velo nella sua ciotolina, cospargo con dell'altro zucchero a velo, vado a coprire con pellicola e lascio in frigo. Allora, questa è la mia ricetta della pasta di zucchero, molto semplice, avete visto? Vi ripeto, potete colorarla con i coloranti alimentari, lasciarla così, oppure, come avevo detto, realizzate queste formine in base ai vostri gusti. Grazie di aver visto il video e ci vediamo per altre ricette.